Ci siamo. Evacuati tutti gli abitanti, l'abbattimento diventa realtà. Il ferro di cavallo, come lo conosciamo, non esisterà più. I fondi ci sono, il progetto pure, la volontà anche. Presto ci sarà l'impresa. È stata pubblicata oggi, al termine di una affollata e compiaciuta conferenza stampa, la determina a contrattare inerente la demolizione degli edifici che formano il cosiddetto ferro di cavallo nel quartiere Rancitelli a Pescara. Abbiamo liberato gli appartamenti dalla feccia, ha detto oggi in conferenza stampa il presidente della regione Marco Marsilio. La brava e povera gente che ha diritto ad un alloggio popolare lo ha già o lo avrà presto. L'obiettivo è dare un senso alle graduatorie pubbliche. Il bando di gara per l'appalto da circa 1.200.000 euro sarà pubblicato per 35 giorni, quindi una volta assegnata la gara i lavori potrebbero partire entro l'inizio del 2023 per essere ultimati in 4 mesi. Poi si procederà alla costruzione dei nuovi alloggi popolari. Secondo me è un fatto straordinario perché non abbatteremo solo il ferro di cavallo, ricostruiremo anche in maniera molto diversa 56 nuovi alloggi dopo averne recuperati altri 60 dove sono state posizionate le famiglie che lì erano e avevano diritto ad un immobile. Cioè inizia una complessiva riqualificazione di un'area che viene chiamata periferica ma che in realtà è l'area originaria che ha fondato Pescara. All'abbattimento demolitivo corrisponde anche un abbattimento simbolico, evidentemente, di quello che accadeva in quella zona. Come vi assicurerete che non riprendano possesso certi costumi? Allora, oggi le regole per l'assegnazione delle abitazioni sono molto più rigide. Chiaramente io non ho la certezza che riusciremo a reprimere tutti i fenomeni malavitosi che lì si sono verificati. Certamente metteremo tanti presidi di Stato, di Regione, la sede dell'ATER, il Comando di Polizia Municipale, un ufficio anagrafe, cioè cercheremo di far vivere il quartiere. E poi, se è possibile, con la collaborazione delle tante associazioni che lì stanno, ci sono ed operano, cercheremo di far vivere il tessuto sociale di quel quartiere. Io sono convinto che il bello e le attività spingano via chi ha cattive intenzioni. Sarà un quartiere totalmente più vivibile. Pian terreno sarà utilizzato per fini diversi, con finanziamenti diversi. Ci sono varie ipotesi che però abbiamo modo e tempo di trovare la soluzione, perché nel frattempo che si costruirà decideremo il da farsi. Sarà fatto qualcosa sul sociale sicuramente. Poi posso annunciare che siamo in fase di gara su Borgo Marino Sud, che è un quartiere cosiddetto dei pescatori, che era totalmente insomma in condizioni vetuste, e lì abbiamo 5 milioni di finanziamento col PNRR, siamo in gara, così come il famoso serpentone San Donato, anche lì siamo in gara, elimineremo anche l'amianto, sarà fatto tutto l'efficientamento, adeguamento sismico, barriere architettoniche, questo anche a Borgo Marino, quindi su Pescara stiamo investendo molto.